Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Cucina Qualcosa di Buono di Ari e Papi. Eccoci qua. Oggi rispondiamo a una richiesta di un nostro amico che ci scrive, che dice: ci fate qualcosa con gli spaghetti di soia? E noi li abbiamo comprati e andiamo a esplorare questo nuovo mondo. Andiamo a vedere cosa sono questi spaghetti di soia. Adesso questo matassa di spago, sembra, la mettiamo qua e andiamo a metterci dell'acqua tiepida per un quarto d'ora. Nel frattempo andremo a tagliare un po' di altri ingredienti. A dopo! Acqua tiepida, vai! Intanto vi presentiamo gli ingredienti. Sì. Abbiamo un peperone per fare un po' di colore e anche un po' di sapore. Zucchina. Una zucchina, una carota e una cipolla. Okay. E il pollo. Poi un po' di pollo. Poi del sesamo. E importantissima sarà la nostra salsa di soia. Tu tagli questo colore grosso, riesci? Sì. Lo tagli seguendo le linee? Sì. Così lo usiamo a metà. Aspetta. Fatevi sempre aiutare da me tutta in cucina con i coltelli. Io infatti lo sto usando, ma è la punta arrotondata. Okay. E ora la zucchina. La faremo a pezzi sottili? Sottili, sottili, sottili. La cipolla! Ok. E un po' di lacrime, ragazzi. Ma è meglio. Ok, abbiamo tagliato le verdure. Peperoni. Poi ci sono dei pezzettini di pollo che buttiamo dentro un po'. Stiamo pulendo i gamberetti sotto l'acqua. Ci vediamo durante la cottura. A dopo! Ora andiamo a prendere qualche cubetto di questi filetti di pollo. E adesso anche qualche gambero. Ora andiamo ad accendere i fornelli e si parte. Olio di semi. Per prima cosa mettiamo cipolla. Poi andiamo ad aggiungere le altre verdure. Con la nostra wok. Adesso andiamo ad aggiungere i nostri spaghetti. Adesso mettiamo la salsa di soia. Facciamo così perché se si sono attaccati meno si separano. Un po' di pepe e un po' di sale. Ora aggiungiamo i gamberi e i cubotti di pollo per farla ancora più bella saporita. Un po' di acqua. E un po' di olio. Adesso facciamo cuocere per almeno 5-7 minuti. A quasi cottura ultimata, ancora un goccino di salsa di soia. Quella famosa spinta in più. Un goccino di olio di semi per la lucentezza e tocco finale il sesamo. Andiamo a impiattare.
due fiocchettini di sale che non gusto mai. E il piatto è pronto. Andiamo all'assaggio. Vado, assaggio prima io perché... No, prima lo chef. Vado io. Anche un gamberetto. No. Sono lunghissimi. Molto buoni. Cosa diciamo adesso? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like e condividete con tutto il mondo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.